Tipica giornata pre-primaverile nel deserto dello Utah. Ci siamo svegliati con questa neve, potete vedere il corrimano qui. Adesso andiamo giù cercando di non cadere. Vedete, qui abbiamo 20 cm di neve. Questa 20 centimetri di neve, abbondanti. Adesso Mario tenta una discesa improbabile. Questa è la scala che sale su e scende giù. Sì, in casa abbiamo un caldo birichino. Qui c'è la zora. La zora romagnola che sta spazzando la neve. E dove la butta giù questa neve? Ha preparato la colazione come si usava a fare un tempo per tutta la numerosa famiglia, ben 37 parenti, con i figli, i nipoti, i nuori, i generi. Ecco, i pronipoti. Si alza alle 5 di mattina per preparare cappelletti per tutta la famiglia. E questo, c'è un albero. Avete sentito? C'è un uccellino che ha coraggio di cantare. Sentite? Oh, gli diamo. Oh, qui c'è l'albero che rischio che mi si spacchi in testa. Adesso Lorella tira giù la neve dall'albero. Puoi andare, Lori! Vai! Vai! Ah, avete visto? Adesso non ci arrivo più! Abbiamo salvato l'albero! Grande, Lori! Sta ancora nevicando. Questo era il nostro furgone una volta. Il nostro furgone fatto 20 centimetri, 25 di neve. Mario, prima questi. Aspetta. Vai. Brava, così! Dai, dai! Eh sì, ora dentro! Vuoi andare sotto te? No! Io vado sotto! Pronto? Sei pronto io? Dammi il bastone! Dammi il bastone a me, Mori! Mori, mi Dammi il bastone, dai! Fate un filmino, dai! Adesso c'è. Vai. Oh, mai stare sotto gli alberi. Ah.
ghiacciato molto. Sì, bisogna fare in fretta. Non ce la fai a tirare su giù di là perché ci sono le barre di qua e di là, capito? Lascia pure così, tanto se ne va. La stessa, guarda. Sì. La targa non c'è più? No, la targa. Ah, è qua la targa. Utah! Oh, c'è lo sciatore, Mario, chissà perché. Ciao! Ciao Alessia! Yep. Hai visto cosa mi ha fatto quello lì?